candidato sindaco al comune di Castelcastagna Carlo D'Alessio. Stamane conferenza stampa di presentazione della lista civica Castelcastagna per il futuro. Quali sono le linee di programma, le linee guida del suo programma? Allora, innanzitutto la trasparenza e l'informazione, quindi una rottura totale con quella che è stata fino adesso la politica amministrativa di questo comune da parte del, diciamo, degli amministratori uscenti. Quindi promuovere quelle politiche sociali verso gli anziani, rivolti verso gli anziani, quindi integrarli nel tessuto sociale, non farli sentire ai margini, come già purtroppo l'età avanzata di alcuni li possa far ritenere tali, quindi messa a disposizione di sale polifunzionali dove si possono organizzare degli eventi che coinvolgano queste persone anziane a tutti i livelli, quindi corsi, in modo tale che questi anziani si sentono integrati di più di quello che realmente sono. Quindi poi, questo per quanto riguarda le politiche sociali, poi programmi relativi all'ambiente, quindi la valorizzazione del territorio con le energie pulite, quindi l'utilizzo di impianti fotovoltaici e poi in merito anche, come stava dicendo mia collega, chiamiamola così, la politica relativa sempre per gli anziani, quelle della casa per sempre. Ci sono molte famiglie disagiate nel nostro territorio che comunque neanche purtroppo potranno permettersi una degna sepoltura ai loro cari, quindi se è possibile con dei requisiti che poi andremo a stabilire assegnare un loculo del tutto gratuito, quindi un onere che andrà a sgravare sicuramente. Vogliamo ricordare quando i cittadini saranno chiamati alle urne? Sì, i cittadini saranno chiamati alle urne il 28 e il 29 marzo, quindi domenica tutta la giornata, lunedì parte della giornata fino alle 15 se non ricordo male. Avremo due liste, sono noi con l'altra, noi saremo la lista numero uno, io candidato, poi se possibile, se vorranno, esprimeranno una preferenza per il consigliere che loro vorranno, quindi poi lo spoglio sarà subito, quindi saranno dei giorni questi che ci accompagnano, diciamo, che ci porteranno le elezioni molto intensi e la giornata sarà piena, anche perché la campagna elettorale in questi piccoli centri va fatta porta a porta. Mi faccio un auto in bocca al lupo, sperando che ci possiamo risentire in futuro.